La gara sui 10.000 metri degli European Master Games non poteva trovare cornice migliore di quella della Reggia di Venaria. Si è corso nel parco della Reggia. Il miglior tempo l'ha fatto segnare Alberto Monasterolo in 34 primi 57 secondi. La migliore delle donne è stata, con un tempo di poco superiore ai 39 primi, Carla Primo. Siamo andati a conoscere i protagonisti di questa gara e a capire cosa li spinge soprattutto a mettersi in gioco. Alberto Monasterolo, vincitore assoluto, 34-57, un'impressione su questo percorso? Un bel percorso, si fanno tante gare qua nella Mandria, ma questo era un percorso diverso, bello. La sua stagione come sta andando? Va bene, ma è finita, finivo oggi. Ah, quindi in bellezza con gli European Master Games. Aveva già partecipato a gare master o è la prima volta? Gare master nella mia regione. Non internazionali. Proseguiamo con la categoria 45, anche lei ha vinto, il suo nome? Io mi chiamo Davide Elifani. Un abitué delle corse podistiche, immagino, perché altrimenti non si vincerebbe la propria categoria. Esatto, io sono un amatore, un master, come tutti quanti qua. Sono un triatleta e oggi ho deciso di partecipare a questa gara su strada. Quindi sarà anche ad Avigliana per il triathlon? Molto probabilmente sì. Un suo giudizio su questo percorso, sulla cornice anche di Venaria? La cornice è bellissima, è un percorso sul quale si organizzano già tante altre gare. Oggi la temperatura era parecchio elevata, però insomma è una location sempre divertente, poi totalmente chiusa al traffico, bello. Spieghiamo a chi non capisce, non corre mai, non sa che gioia si prova, che sensazione di benessere quando si finisce un 10.000 o una podistica campestre. La sensazione di benessere è molta, ma è soprattutto la soddisfazione di un coronamento di tutti quelli che sono i nostri sacrifici per l'allenamento quotidiano e per qualcosa che è davvero faticoso, però nel momento in cui passiamo il traguardo, diciamo che la soddisfazione di riuscire ad arrivare è tanta. Se arriva poi anche qualche risultato, sempre a livello amatoriale per noi, sempre in maniera goliardica, è sempre un bel risultato. Eugenio Bocchino, tu ci racconti tutte le settimane il podismo piemontese su GRP, oggi hai corso anche tu secondo nella categoria 75, come è andata e soprattutto una tua valutazione tecnica sul percorso? Beh, sul percorso non c'è nulla da scoprire, collaudatissimo da anni, direi decenni, però ovviamente migliora sempre, anno dopo anno. Questa è l'ultima occasione per farlo conoscere al mondo. E spiace soltanto che ci siano questi 3-4 gradi in più di calore che influiscono molto nelle prestazioni, specialmente dei master. I giovani, ebbene, godono, perché più fa caldo e più si trovano a loro agio. Noi master purtroppo ne risentiamo un po', però l'importante è non lasciarci, come si dice in piemontese, la sedia e le piume lungo il percorso. Poi per il resto va bene, tracciato ottimo, organizzazione collaudata. Direi che lo scenario è magnifico, meglio non si può pretendere. Fabrizio Peng, per noi della città metropolitana, è un volto noto perché è stato revisore dei conti del nostro ente. Oggi in pista, un'impressione su questo percorso, sulla giornata in generale, su questa cornice di Venaria? Molto bene, la gara è stata un'ottima gara, una gara internazionale, il percorso molto bello, conosciuto per i podisti perché comunque ci sono tante gare qua a Venaria. E comunque questo misto di sterrato e anche di asfalto è stato piacevole. Poi anche l'ombra è stata utile in questo primo di agosto, molto caldo. E la sua prestazione? Ma la mia prestazione da 55enne, l'importante è partecipare. 43 minuti, va bene, ecco, sono soddisfatto.